UED, piccolo incidente per Gemma, arriva il dottore dietro le quinte. La puntata odierna di Uomini e Donne è stata più movimentata del solito. La trasmissione di Maria De Filippi è cominciata con il saluto di Di Maria Antonietta a Roberto, i quali hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Il momento, che sarebbe dovuto essere idilliaco, però, è stato smorzato da Gianni Sperti. L'opinionista, infatti, ha affermato di non credere assolutamente alla veridicità dei loro sentimenti. A suo avviso, la loro sarebbe stata solo una trovata per cercare di uscire dal programma nel migliore dei modi. Il pubblico in studio ha appoggiato con un fragoroso applauso le affermazioni del ballerino. Ad ogni modo, ad animare maggiormente la puntata ci ha pensato la Galgani. Gemma, infatti, ha avuto un piccolo incidente ed è stata costretta ad uscire dallo studio per farsi controllare da un dottore. Ecco cosa è successo. Scontro tra Tina e Gemma. Gemma Galgani è tra le protagoniste più discusse del Trono Over di Uomini e Donne, la dama oggi ha avuto un piccolo incidente dopo i consueti teatrini dei giorni precedenti, la puntata odierna è stata caratterizzata da un nuovo episodio alquanto movimentato. Tina Cipollari, infatti, è entrata in studio con un pacco di salviette struccanti. L'opinionista ha chiesto alla dama bianca di rimuovere immediatamente tutto il suo trucco. Secondo l'esuberante Vampla, Galgani nasconde in ogni modo le sue imperfezioni per sembrare più giovane. Ad ogni modo, la dama torinese si è opposta al volere della Cipollari al punto che le due hanno incominciato ad avere uno scontro fisico. A quel punto, è stato necessario l'intervento della padrona di casa Maria De Filippi. La conduttrice si è messa in mezzo per evitare che accadesse il peggio ma, a quanto pare, è stato inutile. Gemma Galgani, infatti, si è resa protagonista di un piccolo incidente che ha generato un bel po' di sgomento in studio. Il piccolo incidente di Gemma Galgani. Ad un certo punto, infatti, si è vista la dama piegarsi in due e nascondersi l'occhio con la mano. La presentatrice si è avvicinata a lei e le ha chiesto cosa fosse successo. Dopo attimi di silenzio, la Galgani si è alzata in piedi e, con il volto coperto dalle mani, ha lasciato lo studio. Dietro le quinte è giunto il medico per appurare le sue condizioni di salute. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che Tina abbia colpito Gemma in un occhio dando luogo ad un piccolo incidente. Nel frattempo che il medico ha controllato le condizioni della dama, Tina ha continuato a prendersi gioco della sua rivale. Insomma, una scena davvero all'apice del trash.